manifesto edificio 4.0 è stato fatto da Federcostruzioni come un primo momento per aprire il dibattito sul rinnovamento di tutta la filiera, partendo da Industria 4.0, che però ha toccato solo alcuni attori della filiera, cioè non è riuscita a compiere l'intero processo. Questo a chi è rivolto? È rivolto in prima istanza a tutte le aziende di filiera, ma è rivolto anche al singolo cittadino, è rivolto alla politica, perché noi non riusciamo a avviare questo processo se non mettiamo insieme più competenze politiche, intendo dire più ministeri, perché bisogna intervenire su norme ambientali, su norme urbanistiche, su contratti di lavoro e su proprio l'innovazione vera e propria, su quello che è stata Industria 4.0, ma mirata all'edilizia. Dottor Dello Buono, è possibile pensare a un piano edilizia 4.0? È una sfida abbastanza importante che prevede l'interazione di una miriade di cose che fino ad oggi sono state spesso chiacchierate e non realizzate. C'è da fare tanto, però oggi siamo ad un livello in cui tutto è possibile, nel senso che l'informatica, la tecnologia, l'interazione delle persone è oggi qualcosa di realizzabile. Quindi possiamo far interagire tutti gli stakeholder che girano intorno all'edificio, piuttosto che intorno ad un'infrastruttura, piuttosto che intorno ad una città, e farli cooperare fra di loro in maniera tale da migliorare sia l'efficienza e sia essere più efficaci per poter migliorare non solo la realizzazione delle opere, ma soprattutto l'intera vita di un'opera, perché un costo minore potrebbe significare aumentare costi di gestione successivi. Oggi invece possiamo avere, grazie all'informatica e grazie ad una serie di strumenti, la vision di come evolverà questa nostra infrastruttura, il nostro edificio, la nostra città, per capire meglio a cosa andremo incontro, a quando andremo incontro e a quali saranno i bivi in cui bisognerà fare determinate azioni per ottimizzare sia il fatto sia il da farsi. In questo processo di trasformazione, che ruolo avrà il Building Information Modeling? Il BIM e tutte le declinazioni che avremo a breve sul BIM saranno il cuore delle decisioni sul non solo il cosa fare nell'immediato, ma il cosa fare nel futuro, ma soprattutto sul come far interagire i vari stakeholder che stanno intorno ad un oggetto, quindi in questo caso del building e quindi dell'edificio. È uno strumento che prevede, che gestisce la realizzazione, ma che soprattutto ci mette nella condizione di gestire al meglio il futuro dell'edificio, fino, se vogliamo, anche alla demolizione dell'edificio e fino al riporto di quei materiali per essere riutilizzati casomai in un'altra struttura, in un'altra infrastruttura. È fondamentale, come dicevo prima, è il cambio di derivata. Si può dire che un aspetto fondamentale del Vivere 4.0 riguardi proprio il trasporto, la connessione e la mobilità delle persone? Beh sì, direi che si può dividere la digitalizzazione dell'edificio, che è uno dei temi di oggi, è la parte di vita in cui noi siamo nel nostro involucro e ci sono tutta una serie di possibili sviluppi dei sistemi. E l'altra è la vita sociale. La vita sociale comporta spostamento, il lavoro, lo studio, la frequentazione delle persone che si conoscono, il leisure, lo sport comporta spostamento, che io credo anche con la diffusione dei sistemi digitali sarà sempre un valore, perché l'incontro fisico delle persone sarà sempre un valore e i sistemi informatici ci consentono sì di eliminare gli spostamenti non necessari, per esempio tutta la digitalizzazione della pubblica amministrazione, la possibilità di home banking, tutte queste cose sono ottime, esistono da anni. Per garantire la possibilità di incontro fisico bisogna sviluppare sistemi di mobilità alternativi e integrati soprattutto. In altri termini, bisogna che la città cresca coordinata con le strutture di mobilità, che sono il connettivo, è come una casa senza i corridoi, se posso fare un esempio banale, e
chi organizza i sistemi di trasporto abbia la consapevolezza, io vorrei dire anche abbia la possibilità di intervenire nel momento della pianificazione urbanistica per determinare le aree da densificare e le aree da servire con i sistemi di trasporto. Però è ovvio che sui sistemi di trasporto bisogna intervenire e investire molto. Una città smart, intelligente, connessa, ricca di sensori, che risparmi può portare per la pubblica amministrazione ma anche per i cittadini? Beh, noi diciamo spesso che in questo momento il claim delle città di tutto il mondo è fare di più spendendo di meno, perché questa è la realtà. Gestire questi processi significa creare dei risparmi in termini di processi, di procedure, di gestione della città che sono enormi. Immaginiamoci appunto solo le potenzialità dell'internet delle cose, cioè di avere in tempo reale una conoscenza di quello che accade in una città. Questo significa gestire le risorse al meglio e gestirle per andare a intercettare in tempo reale quello che sono i bisogni del momento. Quindi significa un miglioramento nell'efficienza, nell'efficacia e appunto nella gestione delle risorse che sono straordinarie. Facciamo un esempio, quello che viene chiamato il crowd sensing, che significa i cittadini che fanno da sensori. Ormai molte città si stanno diffondendo queste app per cui il cittadino segnala alla pubblica amministrazione un disservizio, no? Magari col proprio telefonino fa una foto a un lampione che non funziona, a una buca, eccetera. Se le città si ben organizzano a ricevere questi flussi significa un risparmio straordinario in termini di monitoraggio e quindi concentrare le risorse sull'intervento. Il cittadino collabora segnalando, la pubblica amministrazione, le istituzioni intervengono in tempo reale. Ecco, questo è un classico esempio di come collaborazione tra cittadino e chi ci governa, mediata dalle nuove tecnologie, diventa uno straordinario strumento di miglioramento. Professore Revella, cosa si intende per edificio 4.0? Edificio 4.0 è un edificio che include le moderne tecnologie legate all'Information and Communication Technologies, come l'Internet of Things, quindi l'Internet delle cose, il BIM, il Building Information Modeling per la gestione dei processi e delle informazioni, e le tecnologie avanzate di integrazione, per esempio, delle fonti energetiche rinnovabili. La vera opportunità dell'edificio 4.0 non è quello di avere un edificio ad altissima tecnologia, ma è quello di avere la persona al centro dell'edificio. E questo è l'aspetto che permette di avere la vera rivoluzione di come il settore si può andare a configurare, perché diventa non più un settore, ma diventa una parte di un sistema che dialoga con gli altri sistemi della città. E questo è anche l'aspetto che potrebbe generare il maggiore impatto economico. Ad esempio, in termini di risparmio energetico, di consumo energetico, può toccare anche punte del 50-60% se si utilizzano tutte le nuove tecnologie. La media è legata al 30-40%, il 20% è legato al cambiamento di abitudini delle persone. Quindi se noi gestiamo un edificio in termini di comfort, in termini di benessere, è dimostrato che il cambiamento del comportamento delle persone è tale da permettere comunque un grosso saving, un grosso risparmio in termini energetici. Architetto Pavan, cosa vuol dire costruire 4.0? Rispetto alle altre rivoluzioni industriali, con la quarta rivoluzione industriale anche le costruzioni arrivano finalmente ad occuparsi di gestione dei dati. Gestire il dato per noi vuol dire gestirlo in produzione, ma avendo un prodotto che poi in realtà diventa fabbrica di esso stesso, perché poi io quando intervengo nei 100 anni dopo la produzione su un edificio esistente, la mia fabbrica è lo stesso prodotto, è lo stesso edificio, quindi ho delle criticità di produzione, di gestione delle informazioni, di gestione della sicurezza, delle maestanze che non stanno in un ambiente sicuro progettato per fare la produzione, ma stanno all'interno del mio prodotto stesso. Ma questo sistema porta dei risparmi per la pubblica amministrazione e per i cittadini, quindi? Allora, sul BIM si è creato un strano mood tale per cui faccio BIM perché risparmio il 20, il 30% rispetto a quelli che erano i costi tradizionali. La realtà è che, come tutti gli investimenti, all'inizio bisognerà spendere dei soldi per innovare, far capire, ma soprattutto anche all'uomo che usava altre tecnologie, qual è il miglior modo di approcciarsi. Quindi è un investimento, investo soldi e otterrò dei benefici perché riuscirò ad avere un risparmio in termini di costi di gestione, qualità del processo,
mancanza di tutto quello che è la criticità, quindi ricorsi, rischi, tempi, sbagli, errori, perdita di conoscenza tale per cui poi io perdo la conoscenza di questo edificio, come è fatto, dove passano gli impianti. Tutto questo mondo che non viene mai quantificato, quindi io so che è costato 10, ma non ragiono mai sul fatto che probabilmente mantenerlo in vita mi è costato 10, 20, 100 volte di più. Quello è il vero risparmio, quindi è anche inutile che vada a risparmiare in progettazione e in costruzione. Posso anche spendere gli stessi soldi, posso anche addirittura spendere di più se una buona progettazione, una buona costruzione digitale mi danno un edificio effettivamente efficiente che si gestisce nel tempo con costi che sono enormemente, questi sì, inferiori. Professor Padula, cosa significa vivere nell'era dell'industria 4.0? Noi siamo all'interno di una nuova struttura produttiva e questo è dovuto però a dei fattori esterni. Due fattori fondamentali a mio parere sono: il primo è stato ovviamente internet, la diffusione di internet, e si prevede appunto una crescita notevole delle connessioni punto a punto, quindi internet come connessione punto a punto di oggetti, di persone, di situazioni. Il secondo fattore è la capacità di calcolo distribuita, cioè ogni punto di connessione ha una sua capacità di calcolo che in realtà non avevamo prima. Quindi i primi oggetti, che in realtà i primi mercati e le prime aree di business che sono state soggette a rivoluzione, sono state quelle che interessavano prodotti facilmente digitalizzabili, i libri con Amazon, la musica con iTunes e poi Spotify, eccetera. E ora si passa a sistemi complessi, perché la capacità di calcolo rende la possibilità di utilizzare sistemi complessi come le macchine e quindi come edifici ovviamente, nella stessa modalità con le quali noi trattiamo in realtà dei libri. Presidente Torretta, qual è il ruolo della normazione nel processo di digitalizzazione delle costruzioni? Come in tutti gli ambiti in cui si parla di innovazione, un'innovazione che si applica in ambiti molto vasti, molto ampi, la normazione è un elemento di unificazione. Uno dei difetti prevalenti che si è riscontrato infatti all'interno del settore delle costruzioni è che la frammentazione e la piccola dimensione delle imprese ha fatto sì che quasi sempre ognuno parlasse una propria lingua, rendendo di fatto difficile la comprensione. Da questo poi derivava quasi, in modo spontaneo e naturale, un approccio di tipo conflittuale. Ognuno pensava per sé, per far quadrare i conti di casa, e non si preoccupava invece del contributo, della propria azione all'interno del sistema complessivo. La digitalizzazione ha il grande vantaggio di mettere a disposizione le informazioni e i dati e di condividerli, per cui non c'è più qualcuno che la intende in un modo o qualcuno che la intende in un altro. Questa è la funzione della normazione, cioè di definire degli standard di riferimento. Vale per il linguaggio, vale per le prestazioni, vale anche per gli obiettivi di trasformazione. Questo è quello che ha fatto la normazione all'interno della digitalizzazione del processo delle costruzioni, avviando un'attività normativa sulla base di un esperimento applicativo partito molti anni fa all'interno del progetto Industria 2015, che ha preso il nome di Innovance. Da Innovance sono arrivati molti spunti riferiti all'attività della normazione che poi sono stati inseriti all'interno del progetto Uni 11337, che è composto da 10 parti, le cui parti più significative sono quelle della definizione e costruzione di un linguaggio, delle schede di prodotto e delle diverse varie attività o lavorazioni, in modo tale da avere dei riferimenti omogenei ed uniformi che siano validi sia per la progettazione che per l'esecuzione che per i produttori di componenti. Sindaco Occhiuto, quali interventi sono necessari affinché i centri urbani come oggi li conosciamo diventino delle città 4.0? L'ANCI è ovviamente molto interessata al futuro delle città, sta svolgendo un'azione capillare anche per mettere al centro del dibattito politico il tema della città e del suo futuro in Italia. Abbiamo ereditato città negli ultimi 40 anni che sono sostanzialmente non più centrate a questi obiettivi principali. L'Italia è rimasta indietro rispetto agli altri paesi europei. Oggi abbiamo delle norme che per esempio sono norme del 1942, come la legge urbanistica, che erano norme pensate in un momento nel quale la città doveva essere ancora costruita, quantomeno la città contemporanea. Oggi avremo bisogno di un'altra cassetta degli attrezzi, cioè abbiamo una città che sostanzialmente
è già realizzata e dobbiamo renderla più adatta alla vita degli uomini che la vivono. Sono temi che riguardano i singoli edifici, le strutture pubbliche, ma anche soprattutto in Italia gli spazi pubblici aperti, che sono i luoghi in cui i cittadini vivono poi maggiormente la città.